Sabato 10 giugno si svolgeranno prove generali di evacuazione per una sessantina di residenti di Cabianca, frazione di Chioggia. L'azione fa parte di un programma di esercitazione della Protezione Civile. L'obiettivo è verificare i sistemi di allertamento della popolazione in caso di un evento prevedibile, testare le comunicazioni e simulare lo sfollamento. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha sottolineato l'importanza di questa esercitazione alla luce degli eventi accaduti recentemente in Emilia-Romagna. Sarà anche un'opportunità per testare la capacità operativa del Servizio Comunale di Protezione Civile e del volontariato, utilizzando le attrezzature a disposizione. Si ringraziano quindi i volontari per il loro impegno e senso civico. Si tratta di una simulazione di allerta piena che seguirà tutti i passaggi necessari in caso di emergenza. Il Comune riceverà l'avviso di allerta l'8 giugno e trasmetterà l'allerta ai cittadini il 10 giugno, attivando contemporaneamente il centro operativo comunale. Saranno effettuati monitoraggi dei corsi d'acqua e verranno dati avvisi tramite gli altoparlanti posizionati sulle vetture. L'allestimento dell'area di attesa avverrà il 10 giugno e i cittadini saranno registrati dagli operatori presenti. Al termine dell'esercitazione ognuno potrà tornare alle proprie case. Questa simulazione è parte di una serie di esercitazioni che coinvolgeranno anche altre località del distretto a ottobre, tra cui Cavarzere e Cona.